Un minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Ci troviamo nella chiesetta antica che ha visto la presenza di Padre Pio per tanti anni e qui Padre Pio a quel confessionale confessava le donne, mentre nella sacrestia interna confessava gli uomini. Oggi qui perché vogliamo parlarvi di perdono. La vita di Padre Pio, ci racconta Padre Marcellino Senzaniro nel suo libro, è disseminata da incomprensioni, mortificazioni per le quali lui non ha mai dimostrato un minimo risentimento, ha sempre perdonato e questo voleva che fosse imitato dai suoi figli spirituali. Infatti Suor Pura Pagani, una suora morta in concetto di santità, una testimone della Chiesa, sua figlia spirituale, che in confessione gli manifestava delle incomprensioni, forti di torti ricevuti anche in ambito ecclesiastico, Padre Pio le disse: devi perdonare, anch'io ho perdonato, tu devi perdonare. Circa il perdono c'è proprio un'esperienza che ha vissuto un suo figlio spirituale, Mario. Lui racconta che nel suo ufficio, l'ufficio di collocamento, ci fu un'accesa discussione. Un operaio andò verso di lui, dopo questa accesa discussione gli diede un ceffone, un forte schiaffo. Ne seguì una denuncia ai carabinieri, l'operaio ricercato per essere poi arrestato, non poteva rientrare a casa neanche per dormire e quindi siamo nel 1956, Pasqua. Dopo moltissime pressioni anche di diversi amici, Mario ritira la denuncia. Parecchio tempo dopo viene qui a San Giovanni Rotondo per confessarsi da Padre Pio e appena inginocchiato nel confessionale, quindi siamo nella sacrestia antica, Padre Pio gli chiese: hai beneficato qualche padre di famiglia? Subito Mario pensa a quello che era accaduto e alla denuncia che aveva ritirato e lui rispose: sì padre, ma questo mi è costato uno schiaffo. Appena dico questo, vedo Padre Pio che si piega tutto da una parte, in un attimo, e poi si mette la mano sulla guancia, come se avesse ricevuto uno schiaffo, come se quello schiaffo, racconta Mario, lo stesse ricevendo da lui in quel preciso istante. Io rimasi imbarazzato, rimasi addolorato. Padre Pio poi si rimise di nuovo in posizione e cominciò a dire: da quanto tempo non ti confessi? Seguì la sua confessione e poi l'assoluzione. Ogni tanto, raccontava Mario a Padre Marcellino, medito su questo episodio, penso che Padre Pio abbia voluto mostrarmi che in realtà sono stato proprio io a dare a lui uno schiaffo, quando vantandomi di essere un suo figlio spirituale non volevo perdonare a chi mi aveva offeso, ma devo anche aggiungere che da quel giorno, quando mi metto davanti al crocifisso in preghiera, vedo quanti schiaffi, colpi, di flagelli io personalmente do a Gesù con i miei peccati. E quella lezione, quel giorno con Padre Pio, mi è stata salutare.